Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, lunedì 7 gennaio. Vi ricordo che questa sera, in prima serata a Rete 4, ci sarà Quarta Repubblica. Dunque non mancate, non vi concentrate troppo su altro, perché questa sera alle 21.30 a Quarta Repubblica arriveremo con Salvini a parlare del tema di giornata, che è sempre, mi sembra ridicolo dirlo, il fatto di 49 disperati che sono su una nave di Sea-Watch, si chiama, e che l'Europa si vuole, si sta rimpallando. L'Italia, secondo quella che è la notizia di oggi, cioè il Presidente del Consiglio Conte ha detto vogliamo accogliere 15 famiglie, non più uomini e donne, quindi donne o bambini, 15 famiglie, che è anche se volete ragionevole, perché dice noi non spezziamo le famiglie, anche se lì ci sono molte donne con bambini senza mariti, ma comunque questo bisognerà che qualcuno glielo spieghi a Conte. E, tra cui mi sembra di aver letto in un reportage del Corriere della Sera, a Hugh Giorgio, uno di quelli sapete dolenti, in questo reportage del Corriere della Sera c'era una donna con un bambino egiziana. Allora io mi dico, forse non c'è EasyJet in Egitto, però l'idea che un'egiziana vada in Libia, venga torturata in Libia, prenda un barcone, spenda 2.500 euro per arrivare, se ci riesce, nelle coste siciliane, a un giornalista di media caratura dice, ma scusate, come è possibile? Dal Cairo all'Italia non mi sembra che c'è bisogno di fare tutta sta roba qua. Ma questo, diciamo, fa parte del giornalismo unico italiano, per cui si è dolenti nei confronti di questi 49, disperati, lo sono sicuramente, che sono in giro per il Mediterraneo. L'altra cosa fantastica è che oggi alcuni giornali riportano queste due navi di dottori eroici che sono lì, che dormono forse 5 ore a notte e che sono lì a salvare l'umanità. Non sono andati a prendere questi signori disperati in mezzo al mare perché stavano naufragando. No, sono entrati nelle acque libiche e dalle acque libiche, invece di riportarli in Libia, invece di accostarli alla Libia, li hanno portati in acque maltesi, e invece di lasciarli a Malta, perché Malta non se li prende, stanno facendo questa specie di ricatto, loro stanno facendo il ricatto nei confronti dell'Europa, prendetevi, loro sempre dolenti, queste facce dolenti, comunque in Italia la questione ha regalato una, come possiamo dire, una polemica all'interno del governo forte, è inutile negarlo, perché anche se Di Maio dice oggi Non c'è nessun contrasto, dice questa è una decisione del governo cosa fare di queste persone, non certo di Salvini, che invece continua per la sua strada a dire che invece questa è una sua decisione. La vera cosa più bella di oggi sono le cosiddette trivellazioni nel Mar Ionio. Trivellazioni, leggo Repubblica, per Repubblica un altro dietro front del Movimento 5 Stelle. Vero. Nelle prime 5 righe, polemica dopo il via libera alle perforazioni nel Mar Ionico. Falso, falso. Avete preso 1,50 € a Repubblica che ci rompe le palle sulle fake news. Non ci sono perforazioni, non c'è neanche una mezza perforazione. Sono come i grillini prima di diventare, andare al governo. Quindi quando voi pensate, cari amici della zuppa, pensate allo schifo che non vi piace questo governo di grillozzi, ecco, pensate a Repubblica, pensate a Emiliano, pensate a Orlando, a De Magistris, alla sinistra, che ieri era per le trivellazioni. Oggi su Repubblica ci spiega che sono, sapete cosa sono? Delle perforazioni. Non sono delle perforazioni. Ve lo spiega bene Tabarelli oggi sul Messaggero, che vi spiega una cosa fondamentale. L'Italia per l'80% deve importare energia dal resto del mondo. In Italia ce ne sarebbe tantissimo di petrolio e di gas. Sapete però che facciamo? Non lo trivelliamo, non lo prendiamo, non lo esploriamo, evitiamo in tutti i modi di tirarlo fuori. Preferiamo che lo facciano gli altri. Paghiamo a caro prezzo quello che fanno gli altri, lo importiamo in Italia, nel frattempo abbiamo l'aria condizionata, abbiamo le auto, abbiamo il riscaldamento, ce ne fottiamo, perché tanto noi ce ne fottiamo singolarmente, ma non vogliamo le trivellazioni. Peraltro queste di cui stiamo parlando, spiega bene Tabarelli, sono soltanto delle prospezioni, cioè delle esplorazioni, delle grandi ecografie che si fanno sotto al mare con una tecnica che si chiama air bomb, che è una tecnica che è usata in tutto il mondo, cioè si spara dell'aria compressa, aria compressa, in tutto il mondo si fa così. Sapete che danno fa alla flora, alla fauna del mare? Rumore. Certamente non gli farà bene, chiaro, ma fa bene secondo voi importare il petrolio dal resto del mondo? Fa bene essere dipendenti dall'Arabia Saudita e dalla Russia e dalla Libia per prendere petrolio e gas o dal Qatar? Fa bene questo? No, però loro vogliono fare delle prospezioni che daranno qualche probabilmente problema di udito e di orientamento a cetacei,
nello Ionio per qualche giorno, per qualche settimana, poi si rinizia da capo. Bene, non le vogliamo fare. Si parla di perforazioni, come dice Repubblica? No! Sono delle esplorazioni che sono state autorizzate dal ministro Di Maio. Sono state autorizzate, allora Bonelli dei Verdi fa il suo mestiere, i più accaniti verdi del mondo ci sono in Italia, se la prendono contro Di Maio che ha autorizzato queste prospezioni, queste analisi, queste gigantesche ecografie. Io conquisto in questo caso con Di Maio. Il problema è che Di Maio non sa con se stesso, perché che cosa dice Di Maio? Ovviamente non può ammettere che si faccia questa roba qua, e dice colpa del passato governo, come, e questo c'ha ragione Sabistano Massina su Repubblica, perché ci dice è colpa del passato governo anche l'ILVA, è colpa del passato governo anche la TAP, è colpa del passato governo anche la TAV, è sempre colpa del passato governo, è colpa del passato governo il casino che c'è a Roma o a Livorno, è sempre colpa di qualcun altro, tranne di quelli che ci hanno detto che in 2 giorni avrebbero cambiato il mondo, avrebbero aperto il Parlamento con una scatoletta. Invece oggi non aprono neanche lo Ionio con la scatoletta perché fanno l'air bomb. Vabbè, comunque dice sono contento se farà un ricorso Emiliano, perché in questa maniera, dice Di Maio, i giudici bloccheranno queste trivellazioni, che non sono trivellazioni. La cosa straordinaria è che tu leggi oggi Repubblica, che sembra il partito dell'antitrivellazione, perché oggi l'antimodernismo a loro fa comodo per uccidere il Movimento 5 Stelle, che da antimoderno è stato costretto a diventare semplicemente pragmatico. Io la trovo una cosa fantastica. Voi conquistate? Con Repubblica? Con Di Maio? No. Voi state in un posto, immagino, della ragionevolezza, per cui se abbiamo il petrolio, come disse Prodi, che non amo, su Repubblica, sul Messaggero anni fa, è come se noi abbiamo un grande giacimento di petrolio sotto l'Adriatico, sotto lo Ionio, e ci sono 2 cannucce, una arriva dall'ex Jugoslavia e l'una potrebbe arrivare dall'Italia per poter succhiare quel petrolio. Chi lo succhia? L'ex Jugoslavia. E noi stiamo là qua a fare, no, le prospezioni e la tarantella, poi dopo importeremo il petrolio che hanno succhiato gli ex jugoslavi e lo faremo arrivare con un tubo in Italia. Nel frattempo è sempre lo stesso mare che loro hanno fatto air bomb e trivellazioni. Ma se così, così è, se vi piace. Comunque Tabarelli oggi straordinario su tutta la vicenda. La coperta del clochard oggi interessa ancora tanti, ci sono 2 sindaci, il vice sindaco di Trieste che avrebbe tolto la coperta del clochard se non occupa Belpietro oggi sulla Verità, ma io vi vorrei segnalare un'altra cosa riguardo alla coperta del clochard, cioè che il fatto che un vice sindaco prenda una coperta del materasso di un clochard e lo butti nel cassonetto è una pratica costante, continua, fatta dalla polizia municipale nella città in cui vivo io, a Milano. La polizia municipale a Milano fa questa di procedura perché lo considera decoro urbano. Poi dietro ci possiamo mettere anche quelli che piangono, i poveri clochard, che non dovrebbero forse stare a 0 gradi per strada con le coperte, dovrebbero essere ricoverati in maniera seria, in un paese serio, e non buttati per strada. Ma la cosa straordinaria è che quello che vi sto dicendo io non è una mia invenzione, cioè stiamo facendo la polemica sul vice sindaco leghista di Trieste, mentre a Milano, dove c'è Maiorino, Sala, i vostri sinceri democratici, guardatevi un servizio delle Iene del 2017, di Striscia Notizie del 2017, in cui toglievano le coperte che i volontari stavano dando in quel momento ai clochard. Ancora peggio, cioè non erano state lasciate lì abbandonate come nel caso triestino, venivano lasciate, e stiamo rompendo le balle al vice sindaco, perché ovviamente il vice sindaco è leghista. Nel frattempo a Roma i rifiuti, oggi è bellissimo il pezzo di Messaggero, e circola questa roba all'interno del Campidoglio che non è in grado di fare rifiuti zero, che ci avevano promesso dopo 2 anni, non è in grado di riciclare come ci avevano promesso, di aumentare il tasso del riciclaggio come ci hanno promesso 2 anni fa, non è in grado di diminuire 250 milioni di euro che costa la monnezza a Roma per portarla in altri paesi, e sapete cosa c'è? Il gomblotto. Ci sarà qualcuno che politicamente contrario al Movimento 5 Stelle sta bruciando i cassonetti e ha bruciato la fabbrica di compostaggio. Questo è, secondo la Raggi, il solito motivo, no? È sempre colpa degli altri, c'è sempre il complotto, non mi fanno lavorare. Beh, io la trovo incredibile. Nel frattempo Roma fa schifo. E ci sarà una responsabilità per cui Roma fa schifo? Sì, si chiama Virginia Raggi. Questo è il motivo. Virginia Raggi è il motivo per il quale oggi Roma fa più schifo di ieri, né più né meno. Se poi vogliamo fare i fenomeni, diciamo che non è colpa sua. Barbara Berlusconi risponde piccata a Renato Firina e a Libero, che l'avevano definita figlia ingrata perché aveva scritto su
Il Fatto Quotidiano aveva mandato una lettera al Fatto Quotidiano sul fatto che non si dovesse giocare Milan-Juve in Supercoppa in Arabia Saudita, e Farina gli ha detto: ma proprio tu, ma figlia di Berlusconi, che viene considerato un assassino, un traditore, un mafioso da quel giornale, scrive su quel giornale, oggi lei risponde e la chiamano là. Citando la velina ingrata riguardo alla moglie di Berlusconi, la chiamano la figlia ingrata. Lei piccata risponde, prende in giro Farina per il suo passato spionistico e per il fatto che Libero attaccherebbe sempre il padre, e chi è appassionato di questo battibecco Berlusconi-Farina se lo trova oggi su Libero. L'altra cosa che mi ha fatto impazzire è il sindaco cretino, spero di non essere querelato, ma un sindaco con barbetta che è diventato il simbolo del PD, quasi come, vi ricordate, i sindaci del PD erano quelli che si occupavano dei migranti, e il sindaco, come si chiamano, quelli di Lampedusa, eccetera. Beh, sto sindaco con la barbetta fa un'ordinanza contro la cattiveria nei social, e già questo uno dovrebbe dire: ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Ma non contento di aver fatto l'ordinanza, viene pizzicato sul suo social a dire che Salvini è un coglione. Allora io dico: va bene, ma com'è possibile? Oggi è intervistato da tutti i giornali, però chi lo tratta da par suo è forse oggi soltanto il giornale, che non si fa sfuggire questa specie palla alzata lì in alto per schiacciarla, perché veramente questo qua che fa l'ordinanza contro i cattivi e poi dopo dà del cattivone a, e del rabbioso a Salvini, è straordinario. Ultima cosa, ve la segnalo perché lo sapete che io ne sono appassionato, intervista incredibile da pisciarsi dalle risate, dice oggi Mattia Feltri sulla Stampa che non c'è più la satira. Vi leggete oggi la Buongiorno sul Messaggero e ridete e vi chiedete: il mondo è passato da quella che faceva l'assistente di coppia e faceva finta di aver fatto il processo Andreotti e di averlo vinto, che poi è diventata candidata di Monti, che poi è diventata braccio destro di Fini, che oggi è diventata braccio destro e uomo e donna importante della Lega, che ci spiega che Lega e Movimento 5 Stelle sono complementari, che le europee non cambieranno nulla nei loro rapporti e che appunto non si può pensare un governo in cui Lega e Movimento 5 Stelle in maniera complementare ragionino tra di loro. Io do la battuta dell'anno che arriva dalla signora Buongiorno, che Dio ce la conservi, perché ogni sua intervista è finalmente, caro Mattia Feltri, un motivo di satira che, come dici giustamente tu, non muore con Paolo e Luca o Luca e Paolo, ma muore e si sostanzia nei nostri talk show in cui si danno randellate e in cui veramente però quando leggiamo queste cose ci fa venire da ridere. Questa sera, lo sapete, c'è Quarta Repubblica, prima serata. Io sto insistendo molto a fare questa specie di show su Quarta Repubblica della settimana, perché ci siamo fermati per 15 giorni. Già Rete 4 non è che proprio se la vedano tutti quanti, già l'informazione su Rete 4 è una novità. Già il fatto che io non faccia Canale 5 ma stia su Rete 4, meglio faccio tutte e due, è un casino, quindi vi devo ricordare stasera Rete 4 in prima serata Quarta Repubblica. Sarò un po' più pettinato e con una cravatta e senza questi goffi a collo alto che però col freddo che fa mi fanno molto comodo. Stasera ciò non ci sarebbe annunciato. A me piace nella Lega la Buongiorno Ana, beata te, grande, see you tonight, è quello che conta. Salvini va cazziato, dice Silvia. Ciao!